Dopo ben 2 anni dall'uscita delle console next gen, siamo finalmente pronti per trovare una soluzione all'eterna diatriba: Xbox o PlayStation? Ciao ragazzi e bentornati qui su Basement Tech. Finalmente è arrivato il momento di mettere un punto sulla questione next gen. Se ancora non avete acquistato una di queste due console, dopo 2 anni finalmente si riescono a trovare, bene o male, entrambe. Con un po' di difficoltà magari, ma si trovano. E quindi è giunta l'ora, appunto, di prendere una decisione. Finalmente abbiamo un po' tutte le carte per riuscire a capire quali sono i punti forti di Xbox, quali sono quelli di PlayStation e riuscire quindi a fare una scelta oculata. Quindi oggi abbiamo deciso di fare non uno ma ben 2 video, ovvero 5 motivi per scegliere Xbox e 5 motivi per cui scegliere PlayStation 5. Quindi non vi daremo la risposta alla domanda perché abbiamo la coda di paglia, ma vi daremo tutti i mezzi per poter scegliere con consapevolezza. Cominciamo con i 5 motivi per cui scegliere Xbox Series X. Partiamo dai motivi meno importanti per arrivare alla fine dei video con quelli che invece fanno veramente la differenza. Motivo numero 1: le batterie dei controller. Fermi tutti, lo so che questo sembra un contro, nel senso che dover mettere delle batterie doppia all'interno di un controller sa molto da 1990. No, non è vero, nel 1990 in realtà i controller non avevano le batterie. Lo so che il pensiero di inserire delle batterie dentro un controller fa molto Game Boy, però in realtà questo ha un lato positivo non da sottovalutare, ovvero che nel tempo le batterie possono essere sostituite e il controller non perderà mai capacità di carica. Lo sappiamo, un controller può durare quanto una console, quindi anche 10 anni, però alla fine la batteria è la prima cosa che si usura in assoluto. Quindi sia che decidiamo di continuare a cambiare delle batterie AA o di comprare una delle migliaia di batterie che ci sono ricaricabili, in qualunque caso ne avremo un controller sempre pronto e sempre con delle batterie performanti. E con le batterie ricaricabili possiamo avere sempre delle batterie di scorta in carica, quindi non dover mai collegare il controller alla console per caricarlo mentre giochiamo. Motivo numero 2, lo streaming. Streamare mentre giochiamo su Xbox è più semplice che su PlayStation, ma solo per un motivo. Qui possiamo utilizzare praticamente qualsiasi webcam che sia Full HD, mentre su PlayStation dobbiamo per forza di cose utilizzare la webcam di Sony. Ovviamente questa caratteristica non farà la differenza a tutti quanti, ma se una persona vuole streamare mentre gioca potrebbe essere veramente una cosa che ci permette di risparmiare un bel po' di soldi. Non tutte le webcam sono compatibili, sul sito della Microsoft c'è un elenco, diciamo che in generale appunto quelle 1080 dovrebbero essere bene o male compatibili, ma soprattutto se in casa avete già una Logitech andate sul sicuro. Le webcam di Logitech le legge praticamente tutte. Motivo numero 3, il design. Il design di Xbox Series X può piacere o meno, ma è un dato oggettivo che sia più piccola e più comoda di PlayStation. Sia a livello di dimensioni che di forme, questa console la possiamo infilare in molti più posti, molto più piccoli, e sicuramente passa più inosservata. Se poi prendiamo in considerazione anche l'Xbox Series S, abbiamo un'altra alternativa ancora più bella e ancora più piccola. Questa motivazione sembra un po' di poco conto, però vi assicuro che all'interno di un salotto una console può fare una grossa differenza, sia a livello di estetica ma soprattutto a livello di spazi. Trovare un buco dove infilare la PlayStation 5 vi assicuro che è difficile. Motivo numero 4, il prezzo. Ad oggi Xbox Serie X costa ben 50 euro in meno di PlayStation 5, ma soprattutto oltre alla Serie X con Xbox abbiamo anche la scelta della Serie S, che ovviamente non è performante come l'Xbox Serie X o la PlayStation 5, però è una buona via di mezzo che ci permette di entrare nella next gen senza doverci svenare. Lo so che anche PlayStation ha la versione digital, quindi senza il lettore Blu-ray, che costa 50 euro in meno dell'Xbox Serie X, però appunto perdiamo il lettore di dischi e soprattutto qua abbiamo una Serie S che veramente per quello che può fare a quel prezzo è difficile da battere. Ora arriviamo al motivo numero 5, ovvero il più importante e quello che secondo me fa in assoluto la maggior differenza tra Xbox e PlayStation: il Game Pass. Se non lo conoscete, stiamo parlando di un abbonamento in stile Netflix in cui paghiamo una quota mensile per poter accedere a un catalogo di giochi che possiamo scaricare e giocare a quel punto gratuitamente. Il Game Pass sta avendo un sacco di successo per diversi motivi. In primis, il catalogo, pur non essendo infinito e immenso,
comunque vanta di titoli veramente belli e soprattutto tanti AAA. I titoli sono costantemente in rotazione, quindi ogni mese ne avremo qualcuno che esce dal catalogo, ma molti titoli nuovi che vengono aggiunti. E la cosa forse più incredibile e più bella che è riuscita a fare Microsoft è quella di lanciare tutte le sue esclusive al day one, comprese all'interno del Game Pass. E bisogna ammettere che negli ultimi tempi anche le esclusive Xbox sanno il fatto loro. Microsoft, soprattutto con l'acquisizione di Bethesda, comincia ad avere un po' di armi nella sua faretra e frecce nella sua fodero. Non siamo a livello delle esclusive di Sony, ovviamente, ma qua qualcosina di bello comunque c'è. Per capirci, tra un po' dovrebbe uscire anche Starfield, finalmente, e qui l'avremo compreso nel nostro abbonamento al day one. E per finire, l'ultima cosa veramente bella del Game Pass è che possiamo giocare anche in cloud, quindi in streaming. Poter giocare ai giochi senza scaricarli, sia sulla console che sul PC, ma soprattutto anche su smartphone. L'ho provato personalmente e devo ammettere che giocare su smartphone alla fine è una figata. Funziona molto bene e soprattutto ci puoi giocare veramente dove vuoi e quando vuoi. E un altro vantaggio è che con il Game Pass Ultimate possiamo giocare ai giochi che scarichiamo sia su Xbox che su PC. E su PC abbiamo anche molti giochi che non sono presenti su Xbox, ma che appunto con il Game Pass è possibile giocarli sul PC. Che sia chiaro. Bene, questi erano i 5 motivi per scegliere Xbox Series X piuttosto che PlayStation. Qua sotto in descrizione vi lasciamo un po' di link utili, tra cui il link d'acquisto a questa Xbox, più vari link per accessori che possono tornarvi comodi nel caso vogliate comprarla, ma se ancora non siete convinti, mi raccomando, andate a vedere il video sulla PlayStation 5 che vi lascio qua sopra. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Basement Tech, o tra poco nell'altro video.